quante cose tu fai. Oh Franklin, quanti amici tu hai. Scopri il mondo intorno a te, un bel mondo che racconterai a noi. Oh Franklin, vuoi giocare con noi? Oh Franklin, siamo amici tuoi. Franklin e il compagno copione. Franklin sa contare per due e allacciarsi le scarpe, sa leggere le storie e disegnare le nuvole più variopinte della classe. Ma un giorno qualcuno disegna delle nuvole che assomigliano proprio alle sue. Wow, belle quelle nuvole! Ti ringrazio, sono le nuvole del tramonto. Ok, fammi un po' vedere come le hai disegnate. Oh, bravo, le hai fatte bene. Che cosa? Complimenti, Franklin. Io quando disegno le nuvole so farle solo bianche e tonde. Anch'io, mi piacerebbe farle coi colori delle tue. È semplice, devi solo colorare una parte con l'arancione e l'altra con il viola. Il trucco è tutto qui. Ho capito. Ehi, ragazzi, che posso aggiungere nel mio disegno? Se vuoi che assomigli un po' di più a un lecca-lecca, puoi colorare la caramella. Veramente non è un lecca-lecca. È vero, Franklin? Non vedi che sembra di più un pallone? No, non è neanche un pallone. Orso, tu hai capito che cos'è? Non è vero? È una lente di ingrandimento. Oh, no, è un fiore. Sì, adesso ho capito. Non so neanche disegnare un fiore. Sì, che sai disegnarlo, devi soltanto aggiungere le altre parti. E quali parti? Beh, le altre parti del fiore. Adesso ti faccio vedere. Ecco. È bellissimo, Franklin. Vuoi anche le nuvole del tramonto sul tuo disegno? Ok. Guarda bene, comincio a disegnare con l'arancione. Grazie, Franklin, sei il migliore. È un bel disegno pieno di colori, coniglio. Oh sì, certamente. Voglio chiamarlo il mio monopattino. Di sicuro è un nome che gli si addice. Vuoi tirarlo su e mostrarlo alla classe? Sì, signore. Mi piace. Ehi, fantastiche quelle nuvole! Grazie, Orso. No, non parlavo delle tue, Franklin. Parlavo di queste nuvole. I riflessi dorati del tramonto sulle nuvole danno un tocco magico al tuo disegno. Ma quelle sono le mie nuvole! Il signor Gufo ha detto a Coniglio che le sue nuvole erano belle. Così adesso tutti pensano che è lui quello che le sa fare meglio. C'era qualcos'altro nel disegno oltre alle nuvole del tramonto? No. Ah, solo il monopattino di Coniglio e un albero. Allora era diverso, non era preciso e identico al tuo. No, però le nuvole erano esattamente come le mie. Forse dovresti prenderlo come un complimento. Gli saranno talmente piaciute le tue nuvole che ha voluto metterle nel suo disegno. Comunque avrebbe dovuto farle a modo suo, anziché copiarle da me. Nessuna opera d'arte può competere con le tue, Franklin. Ha ragione. Prova un po' a guardarti intorno. Sarai sempre il nostro artista preferito. Lo so. Bene, ragazzi, la cattiva notizia è che oggi non si può giocare a baseball. E la bella notizia è questa: un sacchetto di colori nuovi per tutti. Sì! Passami il giallo. Io voglio il viola. Io questo. Io quest'altro. E questo. Sono miei. Che cosa pensi di disegnare, Franklin? Non so, non ho ancora deciso. Già.
Neanch'io. Non voglio prendere gli stessi colori. Questo colore è verde naso di rana, questo è rosso naso di pagliaccio e quello è rosa naso di maiale. Ehi, Franklin, metti in mezzo i tuoi colori, così li usiamo insieme. No, scusa, voglio andare a sedermi vicino alla finestra. Un'altra bella nuvola con i colori del sole. Sì, ma non so ancora come riempire il disegno. Beh, l'inizio mi sembra buono. Che stai disegnando, Frank? No, niente. Stai facendo qualcosa di speciale, è vero? No, è un mio segreto. Ok, allora aspetto. Ho capito che cosa vuoi, ma queste nuvole sono mie, mi dispiace. Bravissimo, hai disegnato delle nuvole molto realistiche, Franklin. Oh, beh, sono le mie nuvole col temporale. Il tuo disegno riflette perfettamente l'umore con cui il tempo si è svegliato oggi. Guardate le sfumature di nero e di viola che Franklin ha fatto alle nuvole, sembrano vere. Wow, sono bravissimo, Franklin. Carino il lampo. Le nuvole sono magnifiche. Siamo tutti ansiosi di vedere il tuo disegno finito. Oh. Franklin, puoi fare delle nuvole col temporale anche sul mio? Le fareste anche a me, per favore? Beh, non so. Perché non provate a disegnare altre nuvole diverse dalle mie? Oh. Ehi, se volete posso aiutarvi. Guardate, anch'io so disegnare il temporale. Coniglio, sei un gran copione! Scusate, è vero. Coniglio non credeva che potesse darti fastidio. Sì, lo so, non avrei dovuto dirlo. E comunque non vedo perché tu debba prendertela in questo modo. Sono soltanto nuvole. Però sono le mie nuvole, orso. Le nuvole sono di tutti gli esseri viventi. Possono essere tue solo se sali in alto con una lunga scala e ci scrivi il tuo nome sopra. Orso. Guardate, anch'io so disegnare il temporale. Coniglio, sei un gran copione. Copione, copione. Oh, ma perché l'ho chiamato così? Sono un copione. Ho detto che erano le mie nuvole, ma poi ho scoperto che non erano le mie. Le ho copiate da un poster che abbiamo in casa. Ma non c'è niente di male in questo. E invece sì, mamma, anch'io sono un copione. Copiare è il modo migliore per imparare delle cose nuove. Oggi anche tuo padre e io copiamo. Sul serio? Il signor Talpa ci sta insegnando come giocare a golf. Deve fare semplicemente quello che faccio io. Piedi all'infuori, braccia in alto e testa in basso. Tutto qui, nient'altro. Sembra abbastanza semplice. Piedi all'infuori, braccia in alto e testa bassa. Forse sarebbe il caso di farmi vedere ancora una volta. Così, tesoro, guarda. Brava, mamma! Sei molto più brava di papà a copiare.
Franklin, come mai sei alla mia fermata? Volevo parlarti un momento. Già, a proposito delle tue nuvole, immagino. Esatto, non avrei dovuto prendermela con te ieri. Ti prego di scusarmi. Non devi chiedermi scusa. È colpa mia, ho copiato. No, non preoccuparti, neanch'io sono originale. Che cosa vorresti dire? Ho imparato a disegnare le nuvole del tramonto copiandole dal mio poster preferito. Davvero? Certo, e sono un copione come te. E io ho imparato a disegnare le nuvole imitando il mio artista preferito. Tu, Franklin. Beh, grazie, coniglio. Arriva l'autobus! Copione! Franklin il fratellone. Franklin sa contare per due e allacciarsi le scarpe. Gli piacciono le frittelle con lo sciroppo d'acero. Gli piace giocare al parco con i suoi amici. Ma un giorno scopre che gli piacerebbe avere un fratello. Tre! Due! Uno! Partenza! Prepararsi a tornare alla base! Attento! Non alzarti fino a quando la terra non ha smesso di girare. Anche le nuvole stanno girando. Sei proprio buffo. Ciao, mi chiamo Scoiattolo. Sono venuto qui a trovare mia nonna. Io sono Franklin, lui Volpe e lui Procione. Ciao. Ciao. Posso giocare con voi? Non so, facciamo dei giochi un po' pericolosi. Già, forse è meglio di no, potresti farti male. Ma anch'io voglio divertirmi. Perché non lo lasciamo giocare con noi? Non ha amicizie qui e non conosce nessuno. Ma è ancora troppo piccolo. Dobbiamo curarci di lui. Non è divertente, è come giocare con un fratellino. Bisogna aiutarlo a fare tutto. Ma allora, che ne diresti se mi occupassi io di lui? Ne sei sicuro? Sì, per me è un piacere fargli da fratello maggiore. Ok, allora sarai tu a doverlo tenere d'occhio. E dovrai cambiare gioco se per caso ti accorgi che è in difficoltà. Ok, Scoiattolo, puoi giocare con noi. Però stammi vicino, capito? Va bene. Puoi considerarmi come un fratello maggiore. Davvero? Sarebbe fantastico. Reggiti forte, mi raccomando. Farai un giro velocissimo tra poco. Ok. 3, 2, 1, partenza! Oh, vedo tutto che gira. Oh. No, aspetta, non staccare. Ricordati, Franklin, se si sente male devi stargli vicino. Se corre a casa piangendo sarai tu a finire nei guai. Ti senti bene, Scoiattolo? Certo, Franklin, è stato proprio divertente. Ehi, puoi chiamarmi fratellone se la cosa ti fa piacere. Ok, grazie, fratellone. Vai, Franklin, vieni a fare un giro con noi. Sì, andiamo. Mi fate salire? Passo? Aspetta! È pericoloso salire mentre si sta muovendo. Grazie, fratellone. Fratellone? Oh, fratellone. Ehi, mi sto semplicemente prendendo cura di lui. Resta lì al centro. Riesci a reggerti meglio così. Pronti, si parte! Non troppo veloce, ragazzi! Yuhu! Sì, yuhu! Più veloce! Ok! Reggiti forte, Scoiattolo! Ancora più veloce! Stavamo girando troppo in fretta. È vero, ho perso il controllo. E tu stai bene, Scoiattolo? Dai, proviamo di nuovo. Chi vuole venire ad arrampicarsi? Io. Anch'io, anch'io, anch'io. Ehi, ehi, aspetta, ti mostro come si fa. Ehi, Franklin, è
È meglio che ti muovi. Già, ricorda che devi tenere d'occhio il tuo fratellino. Però è piccolo ma svelto. Sta fermo qui un momento, ti mostro come si fa. Ok. Prima afferri le sbarre e... poi provi a sollevarti. Stai guardando, scoiattolo? Sì, sto guardando. Sei bravo ad arrampicarti. Bravo, ma non come scoiattolo. Per lui è una cosa naturale. Beh, certo. E non hai sicuramente bisogno di me per imparare. Perché i fratelli maggiori non servono a questo? Sì, però nell'arrampicarsi sei già tu il più bravo. Ehi! Hai mai giocato a biglie? No. Bene, allora ti faccio vedere come si gioca. Bravo, Franklin, bel tiro! Grazie. Ora tocca a te, scoiattolo. Devi fare esattamente come ho fatto io. D'accordo, ci provo. Visto che non hai mai giocato prima, puoi riprovare il tiro, se per caso... Wow! 3 in un colpo solo! Un tiro da campione! Già, è stato perfetto! Ehi, scoiattolo! Ti dispiacerebbe farci vedere come ci sei riuscito? Ok! È importante tirare fuori la lingua! È vero, funziona! Sì! Però non è soltanto svelto a muoversi, ma è anche svelto a imparare! Vieni, Franklin! Dai, giochiamo a nascondino! Ragazzi, aspettatemi! Non seguirci! Ma devo trovare il vostro nascondiglio! Lo so, però prima devi contare fino a 10! Ok, ci provo! No, un momento, non mi sembra molto leale! È la prima volta che Scoiattolo gioca in questo parco. Non conosce i posti dove ci si può nascondere. Allora perché non lo aiuti tu? È a questo che servono i fratelli maggiori. D'accordo. 6... 7... 8, 9 e 10. Oh sì, 8, 9 e 10. Chi è pronto è pronto, stiamo arrivando! Vedrai che li troveremo in un attimo. Ormai conosco questo parco come il mio guscio. Strano, di solito Procione si nasconde subito qui dentro. E questo è il nascondiglio preferito di Volpe. Accidenti, mi sa che questa volta sarà un po' più... Un, due, tre, Procione! Oh, mi ha trovato! Un, due, tre, Volpe! Oh, che rabbia! Non gli servo proprio un bel niente. Eppure deve esserci qualcosa in cui posso essergli utile. Ho trovato! All'inizio è difficile tirare dritto, quindi non prendertela se subito non sei capace. Ok, non preoccuparti. Bel tiro! Sì, prendi, Franklin! Tira. Grazie. Oh, scusate, mi sono sbagliato. Non importa, sta tranquillo. Hai detto anche tu che è difficile tirare dritto. Ma adesso è Franklin ad avere bisogno di un fratello maggiore. Tirate qui, tirate qui. A me, a me. Non valgo proprio niente come fratello maggiore. Bel lancio! Tirate a me, qui! Attento, arriva! Oh. Oh, è mio, è mio, è mio! Oh! 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 Scoiattolo volante! Oh! Oh, Franklin! Aiutami, Franklin! Sto arrivando! Presto, sbrigati! Ho paura! Oh.
scoiattolo, sei in salvo. Meno male che c'eri tu, Frank. Già, hai fatto bene a tenere d'occhio il piccolino. Ehi, i fratelli maggiori hanno il dovere di prendersi cura di quelli più piccoli, giusto? Sì, giusto. Mm-hmm. Perbacco, Franklin. Scommetto che sai nuotare più velocemente di un pesce. Beh, non sono proprio così veloce. Sei il mio eroe. Vorrei che tu fossi tutti i giorni il mio fratello maggiore. Anch'io lo vorrei. Ehi, magari la prossima volta che vieni a trovare tua nonna posso darti lezioni di nuoto a casa mia. Abbiamo un piccolo stagno che per te andrebbe benissimo. Oh, evviva! Impara a nuotare! Vado subito a chiedere alla mia nonna se posso venirla a trovare un po' più spesso. Sarebbe fantastico! Ciao, Franklin! Ciao, scoiattolo! Sì, sarebbe fantastico! E ora che cosa volete fare? Beh, posso andare a chiedere al mio fratellino di giocare con noi. Ok, ma devi guardarlo anche tu. Certo, gli farò io da fratello maggiore. Anche perché è davvero mio fratello. Poi tocca a me. Franklin ha già fatto la sua parte. Yuhu!